arte che parte dalla tradizione per arrivare alla cultura. È colorata, è provocatoria sicuramente, sì. Mi piace la gestualità dell'intervento, mi piace questo seguire anche le difformità della pietra. È il recupero che fa di questi pezzi che sarebbero andati al cocciame, come si dice nel gergo del marmo, lui l'ha recuperato e gli ha ridato vita. Siamo a Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia, nella patria del marmo. E alle nostre spalle, al fortino di Forte dei Marmi, ha appena inaugurato la mostra Re Life dell'artista romano Andrea Sampaolo. Si tratta di un progetto molto innovativo, voluto e promosso dalla Fondazione Villa Bertelli. Vi condurremo adesso in un viaggio all'interno dell'arte di Sampaolo. Creatività, colore, marmo, leggerezza, con un pizzico di goliardia, questo è Andrea Sampaolo, ve lo presentiamo. L'intuizione è nata per caso in un capodanno goliardico di 3 anni fa, per svecchiare un po' questo prodotto che era sempre scultoreo, sempre messo nelle chiese. Ho detto vabbè, ci potrei dipingere, e da lì è nata un po', insomma, questa scommessa, questa idea che ha avuto dei suoi percorsi, insomma, abbastanza contorti. Ho dovuto un po' avviarmi a un percorso conoscitivo di una materia molto interessante che non conoscevo. Sampaolo è un artista ormai di fama internazionale. La sua ricerca lo ha fatto sbarcare in molti prestigiosi avamposti dell'arte contemporanea, da Miami a Buenos Aires a Southampton. I suoi caratteristici impulsi cromatici lo hanno spinto a esperienze sempre nuove. Dal 12 aprile è arrivato a Forte dei Marmi, dove presenta il progetto Re Life, visitabile fino al 4 maggio, che segna il suo incontro con la matericità imponente e prestigiosa del marmo. E qui l'artista, sedotto dalle suggestioni della pietra splendente, ha dato vita a una mostra basata sul concetto del riuso, riutilizzare i cocciami del marmo e rivitalizzarli attraverso una tecnica esperta e dinamica. È importante anche come messaggio questo, che certi materiali che noi buttiamo possono diventare delle opere d'arte, per cui tutta l'arte dagli anni 60 in poi ha cercato di far capire che nulla si deve distruggere e che tutto può diventare oggetto anche di un'opera d'arte. La mostra Re Life è stata resa possibile grazie alle sinergie tra il Comune di Forte dei Marmi e la Fondazione Villa Bertelli, una delle principali istituzioni culturali della Versilia, che da anni sorregge il blasone di queste zone con un'intensa programmazione artistica che va dalla musica alla letteratura fino all'arte contemporanea e che difende la tradizione artistica del marmo pur nel rispetto dell'ecosostenibilità e della tutela del territorio. Io credo che la filiera del marmo sia strategica da un punto di vista sia commerciale, sia culturale, sia turistico. Credo che la risposta migliore a tutto il dibattito che c'è in questo momento sia proprio una mostra come quella di Andrea Sampaolo, Relife. Dare vita, dare valore a questo materiale, perché più si dà valore al materiale che viene coltivato sulle Alpi Apuane, più si può trovare il giusto equilibrio tra una filiera produttiva che sia ecosostenibile. Forte dei Marmi quest'anno compie 100 anni come comune, il fortino è il suo simbolo, e quindi aprire la stagione di mostre con questa importante esposizione è quanto mai calzante proprio con la storia di Forte dei Marmi, la tradizione e quindi il legame con il marmo. Il gesto artistico così impulsivo e vivace di Andrea Sampaolo è perfettamente coerente con la sua dinamica personalità, sempre pronta a far sorridere, una caratteristica che lo ha reso subito simpatico e affine allo spirito toscano, guascone e talvolta irriverente, ed è stata questa un'ottima base per rinforzare il suo dalizio artistico con Villa Bertelli a vantaggio dell'intera comunità artistica versiliese. La cosa più strana che è successa è che quando io ho scelto il luogo da cui estrapolare i marmi per questo progetto, l'ho portato inconsapevolmente nello stesso luogo che lui aveva già visitato. Credo che questo fatto assolutamente misterioso e anche, come dire,
questa coincidenza così impensabile, perché ci sono migliaia di aziende, io avrei potuto portarlo dovunque, sia stato in qualche modo, come dire, il sigillo di un'amicizia e di una collaborazione che non poteva non portarlo qua a Forte dei Marmi. Andiamo, fantastico!